Maggio, mese di Maria, 29° giorno. La buona volontà. San Tommaso d'Aquino, con i suoi scritti, spingeva le anime all'eterna felicità. Una sua sorella, nella speranza di avere un consiglio straordinario per salvarsi, gli chiese per lettera: qual è la cosa principale per andare in paradiso? Il santo rispose con due semplici parole: basta volerlo. Tuttavia, per assicurarsi sempre più il cielo, approfittiamo dei mezzi che la provvidenza ci dà. Fare bene e rinnovare i 9 primi venerdì del mese. Comunicarsi sempre nei primi sabati ad onore del cuore immacolato di Maria per avere la protezione della Regina del Cielo in vita e specialmente nel punto di morte. Fare ogni giorno un po' di meditazione, anche pochi minuti, perché chi medita seriamente le grandi verità rivelate difficilmente pecca. E se avesse la disgrazia di cadere, subito si rialzerebbe con una buona confessione. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci attraverso la croce alla gioia della risurrezione. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Viva maggio, mese d'oro, canta il coro degli uccelli pazzerelli sulle gronde tra le fronde. Viva maggio, mese d'oro, viva maggio, mese bello. Teresa. Ricordiamoci anche oggi di accompagnare questa riflessione col Santo Rosario. Fioretto. Fare il proposito di confessarsi ogni settimana.